Buongiorno, la luce non mi aiuta oggi, ma perdonatemi. Sono qui per farvi un video spacchettamento di quello che ho comprato, naturalmente tema Yankee Candle, da Casa e Regali con i saldi. Allora, non mi sono schiacciata tutte le dita sotto al tavolo, ma mi sto levando la ricostruzione, quindi non vi spaventate. Non mi nascondo, mi sono data un po' di rossetto per non farvi spaventare troppo, ma credo di non essere riuscita nel mio intento. Sto facendo le pulizie di Natale perché finalmente mio marito si è levato dai piedi, è tornato al lavoro e io posso un attimo sistemare casa perché con lui in casa non si può fare nulla. Veniamo a noi, dunque, saldi del 50% in questo caso. Ho comprato un po' di cosine, un paio di cose che cercavo non le ho trovate perché erano esaurite, le ho prese con un altro ordine che vi farò vedere nei prossimi giorni. Allora, parto a caso perché comunque ho preso la jar media, dunque tutto, i prezzi non ve li dico perché comunque bene o male li conoscete, le Yankee Candle, è tutto quello che vedete qui, quasi tutto, tranne una tartina, è al 50%. Ho preso la media di Snow in Love, dunque questa non è una delle mie fragranze preferite in assoluto, ma mi piace tanto perché è molto forte, ha un profumo che mi piace, non so definirlo, sembra un profumo da, non saprei dirlo, un profumo da uomo, ma dolce. Che c'è, come al solito non si capisce un cazzo. Vabbè. Niente, ho preso questa perché mi piaceva, in giara grande non c'era, se no l'avrei presa grande perché col 50 conviene sempre. Comunque è abbastanza persistente, quindi credo si sentirà. Poi cerco di farla breve, se no ci metto, lo carico, cioè per 8 giorni. Ho preso la giara grande di Bundle Up. Se qualcuno di voi, quei quattro gatti che hanno visto i miei video precedenti, sanno che io questa tarte, cioè l'ho provata in tarte, sanno che io questa fragranza inizialmente ne ho comprate tipo tre tarte senza averla sentita, soltanto dalla descrizione, perché anche alcune persone mi hanno detto che sapeva di detersivo, io impazzisco per questi tipi di fragranze, quindi ne avevo comprate tipo tre tarte e inizialmente ero rimasta un po' delusa, pur essendo che mi piaceva, mi piace. Ero rimasta, avevo delle aspettative differenti, nel senso che io bruciandola, nonostante sia buona, fresca, abbia una punta dolce, sentivo questa nota di pino, che io non amo molto, in teoria. Quest'inverno, durante queste festività natalizie, ho riscoperto una fragranza che non sono riuscita a trovare in jar, purtroppo, che si chiama Sparkling Snow, che mi ha fatto apprezzare queste note pungenti, un po' fresche, e di conseguenza rivalutare moltissimo questa fragranza, che ho naturalmente terminato tutte le tarte che avevo, e appunto, ripeto, me l'ha fatta rivalutare a tal punto che ho deciso in saldo di prendere anche la jar. Comunque sì, ve l'ho già descritta, a mio avviso comunque è molto buona. Spero si senta bene, e questo è quanto. Poi veniamo, allora, vabbè, solitamente, cioè Nicola fa un pensierino, mi hanno regalato la tarte di Champaca Blossom, molto gradita perché in tarta mi piace molto questa fragranza, tra l'altro era tantissimo tempo che non la sentivo, annusandola mi sono venuti un po' in mente i ricordi di quando ho iniziato con questa droga di Yankee Candle, perché questa insieme alla Pink Sands fu una delle prime che comprai, quindi sì. Molto gradito, grazie. Poi ho preso due tarte. Io ho preso, vabbè, una Winter Glow. Ho preso anche la jar. Se ve la giro anche dal culo, giusto è meglio. Spero che col riflesso si veda. Ecco, ho preso anche la jar, però, come vi dicevo, con un altro ordine che vi farò vedere nei prossimi giorni quando arriva. Anche questa io non ve la so. Cioè, questa è una di quelle fragranze che io rimango muta perché non so descrivervela. Una freschezza proprio per me infinita. Mi piace tantissimo. L'unica cosa che ha come difetto, tra virgolette, che non è fortissima e quindi in jar potrebbe anche essere che non abbia una grossissima resa. Comunque l'ho comprata al 50%, vedremo quando mi arriva. Poi ho preso, non c'ho più niente, ma se sempre al 50%, una tarte della nuova linea che si chiama My Serenity. La linea proprio nuova che c'è adesso, che è uscita ora, insomma, da giorni, si chiama appunto My Serenity. Io ho preso solo questa in quest'ordine perché le altre tre le ho già provate e le ho già prese. Per un errore mio, in un ordine che feci,
non vi sto a raccontare perché sono deficienti quando faccio le cose, presi soltanto le altre tre e questa mi mancava. Ho intenzione di fare un piccolo video, diciamo review, una volta provata anche questa, perché veramente per me questa volta hanno azzeccato veramente la linea, perlomeno a mio avviso. Allora, io questa l'ho usata e la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la Pink Sands, perché ci somiglia un sacco. Io vi dico, di questa non ho letto la descrizione, quindi non mi sto lasciando influenzare. Avete visto adesso? Cioè, sono solo io e ve lo chiedo perché avete visto che adesso le Yankee hanno questo buco qua da dove si può annusare allegramente e aprire un po' più facilmente. Sono solo io che l'ho notato adesso o l'hanno fatto da poco? Ve lo chiedo. Sento una nota di cocco io qui dentro, che magari me la sono inventata. Comunque, vi saprò presto dire come la trovo anche lei. Poi, come ultima cosa, anche questa scontata al 50%, lo volevo già da un po', però ero dubbiosa perché ne ho già diversi e comunque, insomma, spendere sempre 20 euro per dei bruciatori, però, insomma, al 50% costava 9 euro, che ormai, cioè, andare anche nei negozi cinesi, tra l'altro, sono andata ieri, dei bruciatori che facevano pena costavano 4,50 euro, quindi penso di aver fatto un ottimo affare, se riesco a farvelo vedere bene, perché il riflesso è quello che è questo qui, cioè guardate che carino. L'unica cosa che diciamo un po' mi spiace è che non si leva il piattino. Io di solito preferisco quelli che hanno il piattino che si rimuove, così lo sbatacchio direttamente nel frigorifero, nel freezer e buonanotte. Comunque così si mette qui la tarte, qui si mette la T-Lite, cioè io lo adoro. Rimarrà esposto per sempre. Il mio ordine è tutto qui. Io vi dico cosa ho speso, non me lo ricordo, però come al solito, insomma, gli sconti erano del 50%. A prezzo pieno ho pagato soltanto questa perché fa parte della nuova linea. Sono contenta perché sono riuscita a prendere qualcosa con gli sconti. Come al solito, insieme all'omaggio Case Regali, di cui vi metto qui sotto il link se volete andare a dare un'occhiata. Voi sapete che io consiglio soltanto e unicamente siti seri, nel senso seri, che ho provato personalmente, che personalmente ritengo che possano essere affidabili, quindi vi dico sempre i pro e i contro. Quindi contro ancora non li ho trovati, quindi non ve li dico. Sono velocissimi, molto molto seri, un'assistenza clienti molto seria. Come vi dicevo, solitamente mandano sempre un regalino, ma in questo caso hanno mandato questa tarte che era attaccata qui con i loro ringraziamenti e come al solito mandano una fotografia che è del mio caro amico Gabriele, che ringrazio ancora perché sono stupende. Io qui ho i quadrettini IKEA dove li metto tutte e le piazzo tutte in cucina, quelle a tema Cibus. Questa è ancora forse più bella dell'altra, ma non mi so decidere. Niente, io ho già finito. Per il momento vi saluto, vi mando un grosso bacio. Ciao ciao!